Usi la voce modificata? Ciao a tutti dal vostro caro Max Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite insieme a Sapputento, perché quest'oggi... Mamma mia ragazzi, devo prendere un grande sospiro, perché quello che andremo a fare oggi è pazzesco! Andremo a fare delle domande scomode, sconce, Sapputento! Non oso immaginare cosa possa uscire da questo video! Ma mi raccomando, aspetto da tutti quanti voi almeno 10.000 mi piace, spolliciate tutti quanti assolutissimamente, perché oggi voglio fare una domanda particolare a Sapputento. Voglio chiedergli se ha la voce modificata oppure no. Sarà davvero una grande domanda, lo scopriremo durante il video, quindi guardate il video fino alla fine. Mi raccomando, negozio oggetti, supporto un creatore MR-basso Max Random, e seguitemi tutti quanti sul canale Viola, che stasera alle ore 21:15 saremo in live, vi aspetto. Uè, Sapputento, come va? Uè, Max Sapputento, allora io ti ho chiamato, ti ho detto preparati, perché quest'oggi devi sottoporti a delle domande davvero molto molto calde, delle domande molto hot, piene di piccantezza, piene di assurdità. Ma quindi che domande sono, tipo quante volte? Aia! Ma no, Sapputento, ma non mi puoi già morire così. No, ma queste domande ci saranno tipo quanti fagioli mangio al giorno, quanto scoreggio, tipo così. Proprio, perché sinceramente di quanti fagioli tu mangi al giorno non che mi interessi molto, sono sincero con te, ormai siamo amici. Ma amici, ma che ti cagano? Allora, sei pronto per iniziare, Sapputento? Però devi fare prima un giuramento. Giura di rispondere in modo sincero a tutte le domande che ti andrò a fare. Giuro di rispondere a casa a tutte le domande che mi farai. No, non ci siamo capiti. Dai, Sapputento, fai la persona seria, fai il bimbo serio come mamma Putente ti ha insegnato. Va bene, giurin giurello. Allora, partiamo con la prima domanda, che questa qui, diciamo, non è molto, come posso dire, piccante, ma più che altro è una domanda un po' ambigua, perché ti volevo chiedere: hai mai mangiato i tuoi escrementi, diciamo, la tua pupù, la tua pipì? A voglia! Ma forse hai capito male, sto pure intendendo la cacca. Ho visto che è un periodo un po' brutto, il nonno brutto, quello che non sono rosso. Se vuole comprare più la Nutella, bisogna compensare, visto che sono un ragazzo con tanta immaginazione. Ma quindi mi stai dicendo che tu a posto della Nutella mangi altro? È simile il sapore? Sì, è buono il panino alla padre, ma... Che schifo, che schifo. Non provateci a casa, io di Sapputento sinceramente non mi fiderei. Oppure un attimo solo, che sono in una situazione un attimino di ansia, di panico. Cavolo, cavolo, scappo via, scappo via. Non scappo per niente, Mettuno. Ah, comunque Max, ti sto dicendo, visto che io sono in contatto con un grande chef. E chi è questo chef? Chef nonno Bruno? No, Cannavacciuolo, sai quello lì un po' cicciotto. Ma conosci Cannavacciuolo? Sì, siamo amici e abbiamo già in programma di fare la pizza alla crema. Non penso faccia un successo così grande, se devo essere sincero con te. Ok, seconda domanda del giorno. Non abbiamo iniziato per niente bene, però va bene, noi andiamo avanti tranquilli, come se tutto fosse normale. Allora, hai per caso un amico immaginario? Il problema è che ho solo amici immaginari. E quindi vuoi parlarne un po' di questi amici immaginari? Boh, uno si chiama Peppe di Giorgino, l'altro si chiama Pancrazio, e diciamo mi prendono un po' per il culo quando dormo perché sembro una foca. Ma come sembri una foca? Quando faccio dei sogni bizzarri con dei maschioni alfa, inizio a fare... Meno male che abitiamo lontani, perché non mi piacerebbe sentire uno vicino a me mentre dormo fare... Ok, terza domanda, Sapputentino, fragolino, piccolino, scemottino, in quale posto del mondo tu vorresti andare? Il buco del culo di nonno Bruno, sai, tutto peloso, tutto caldo. In che senso? Mi sta venendo la zetta soltanto a pensarci. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. No, Sapputento, guarda, non ci voglio pensare. Prendo una terra. Ok, grande, 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 lo ammazzo. Lurida, muori, godo. E non sai perché il mio sogno è che, visto che mi piace tanto la cacca, come abbiamo detto prima, no? Magari entro lì dentro e vado in mezzo alla caccarella, ma sai che bello. Ti immaginavo scemo, ma non così tanto. Qui c'è un altro comunque, quindi facciamo attenzione. Ok? Ok, andiamo, perfetto, morto. Quanto fa freddo, sì, mi sembra un bel maschione che mi riscalda ora. E quello sei tu. No, stai buono. Vai via, no! Perché mi vuoi rinchiudere? Aiuto!
domanda per le persone modeste, ok? Tu sei modesto, soppotente? Desto, festa, pesto, sì. Allora ti chiedo, quanto sei sexy? Da 1 a 10. Allora, secondo i calcoli del sole attraverso la luna, 28 asino cotto mi mangio un biscotto. 28? Ma sei così figo? Sei così bello? Sei così, mamma mia, mi immagino quanto tu possa essere figone, soputene. Dimmi un po', qual è la tua caratteristica migliore? Uno, il mio sguardo sexy, poi il profumo di pesce. Allora, questa domanda è un po' inutile che te la faccio, perché sicuramente, cioè, so già la risposta. Ti voglio chiedere se hai mai fatto cose sconce, cose losche con una ragazza. Ah, zumpa zumpa. Sì. Era una giornata d'inverno, eravamo tutti tristi, quindi decido di andare al cinema. Vai al cinema? Che cosa fai al cinema? Vado con una grande mia amicona. Ad un certo punto il sole e la luna si sono allineati. Di nuovo? E che è successo? E ci hanno reso una cosa sola. Ah, quindi avete fatto quel che avete fatto. E poi però mi sono svegliato un po' sudato. Ah, ma quindi era un sogno. Ah, mi sembrava strano, soppudente. Mi sembrava strano. Era anzi fin troppo strano. Ai ai ai, che botte. Builda tutto, soppudente, builda, che qua la situazione è grave. Tieni, ti passo un medikit se vuoi. Allora, dobbiamo stare molto attenti, soppudente, perché se moriamo un'altra volta non mi va bene come roba. Allora, passiamo con la sesta domanda. La cosa più imbarazzante che tu abbia mai fatto con nonno Bruno. Ci stanno pushando! Mamma mia, non ci possono far fare due domande in pace! Ma dimmi te, soppudente, ma dimmi te! Se non possiamo fare due domande sconce in pace! Mamma mia, questi nemici! Sì, ok, bravo! Io ho pure lettato, non so dove sia, però l'ho perso. Tutto? Ok! Fatto! Killato! Andiamo! Let's go! Cioè, stavamo trasportando i fagioli con la carriola, no? Ok. E praticamente lui si è abbassato e per sbaglio gli ho toccato il sederone peloso. Ok, altra domanda che devi stare molto attento a rispondere, perché probabilmente ci saranno dei poliziotti alla visione di questo video. Per caso, hai mai rubato, quindi fatto un atto di ruboraggine? Sì, ho rubato il tuo corazon. No, il mio corazon, fidati che qua, bello chiuso nella gabbia toracica. Fidati che sta bene qua. Dico, hai rubato qualcos'altro? Ho rubato 20 goleador e li ho venduti a 12 centesimi. Che stiamo alla vita, che stiamo alla vita. Da quel giorno sono diventato un businessman, sono ricco. Una delle ultime domande, perché ci stiamo per preparare alla domanda che tutti quanti noi probabilmente stiamo aspettando. Mi stanno sparando, 36, ok. Ci stanno buttando dei pupazzi di neve addosso. Frodo, quelli stanno facendo una skybase. Oddio, io l'ho rotta. C'è uno che mi sta pushando, ok, attenzione. Ma anche io gli ho tolto tipo 47 a questo. Si sta curando, che sta facendo, non lo so. Andiamo, ok, 33. Ok, a terra. Ok, killato, perfetto. Vai soppudente, l'altro te lo sei fatto. Ok, 41 ancora, ma basta fare 40. No! Andiamo! Grandissima, soppudente! Ora scendi subito che ti curo! Vieni! Hai fatto un buon lavoro! Bravo soppudente! Così mi piaci! Allora, mi hai mai insultato senza star parlando con me in chiamata? Quindi, diciamo di nascosto senza che io lo sappia? Meglio se chiedi se ho mai parlato bene di te quando non c'eri. E quindi, soppudente, fammi sapere che cosa dici di me tutti i giorni, eh? Fammi sentire! Allora, sei una... Vai! Oh, che hai fatto? Oh, ma sei praticamente morto! Vai, bravo, intanto qua ci pushano. Andiamo qui! Oddio! Che ansia! Quanta gente! Hittato? Ok, hittato ancora? Ok? Ma chi sono questi? Il team dei polli? Bam! Sì! Andiamo! Ok, soppudente. Adesso, visto che siamo in endgame, quindi la situazione è ancora bella succosa, voglio farti una domanda che tutti quanti noi ci siamo sempre chiesti, una domanda di cui non abbiamo mai avuto una risposta, e tu, avendo giurato solennemente di rispondere in modo onesto, adesso è il momento di chiedertelo. Usi la voce modificata? A terra! Cosa Beh, no, so. Aia, mi hai buttato fuori safe!
domanda, perché? Finiamo il game, Max, te lo dico. Va bene, allora finiamolo. Allora lo devo finire per te. Allora lo devo finire per te. Vai, si pusha come non si è mai pushato prima. Let's go, vittoria reale, andiamo. Siamo arrivati al verdetto finale. Io, col mio bel vocione, senti che bel vocione da maschio, lo senti? Più o meno, sì, comunque sì, lo sento. Io ho avuto un incidente. Hai avuto un incidente? Come hai avuto un incidente? Eravamo in aeroplano con nonno Bruno ed è caduto tutto e mi sono spezzate le corde lì, non mi ricordo come si chiamano. Quindi mi stai dicendo che questa voce non è modificata? No, sono stato molti giorni in ospedale e questa cosa mi tocca. Scusa Max, ma scende la lacrimuccia. E allora voglio una prova che questa non è la voce modificata. Apri un mio video e voglio vedere se si sente con la voce modificata. Per fare una cosa davvero incredibile. Ma sta potente, ma questa è la voce mia, non è modificata. Quindi mi stai dicendo che veramente non si cambia cose simili. Te l'ho detto io. Oh mio Dio, mi stanno svelato. Ringrazio tutti quanti per la visione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, bye.